Eccoci qua, signori, nel post partita dalla ridente soleggiata. Ci siamo, ragazzi? Dalla ridente e soleggiata. Ma cosa sta facendo? Ah, tu non vuoi venire? Ricominciamo allora. Stringetevi, ragazzi. Fantastico. Eccoci qua, signori, con gli amici degli Uccidiamoli, che anche oggi hanno deciso di vincere, di fare tanti gol. Insomma, siete un po' noiosi, se posso permettermi. Quindi vincete, si continua a volare. Oggi Giga ne ha fatti altri tre, ma ho scoperto una cosa, che a te non interessa in realtà fare tanti gol, l'importante è che vinca la squadra, è vero? Verissimo, l'importante è la squadra, il gioco di squadra, segnare, poi se segno ben venga per la classifica marcatori, poi l'importante è il risultato. Non è vero assolutamente, è vero, niente. Infatti so che lui tutti i martedì si studia la classifica marcatori. Quanti te ne mancano dalla vetta, lo sai sicuro? No, giuro di no, perché mi ti ha aggiornato non ci il credo. Presidente, giuro, mi ti ha aggiornato il presidente. È vero, mi dici, confermi. È vero, non guardo né la classifica e neanche la classifica marcatori. Per umiltà o per presunzione? No, per scaramanzia. Io non guardo niente, guardo classifica, io vengo, gioco. Quindi non sapevi che sei a 5 dal primo per la classifica marcatori? Niente. Oggi quanti ne hai messi? Altri 3 oggi. Qual è il gol più bello di oggi? Raccontaci. Quello a cui sei legato. Sulla fascia rientrare a giro, penso che sia questo, anche se oggi mi sono mangiati veramente troppi. È il lavoro che... Promosso, ti promuovi comunque? Al di là della tripletta? 5 e mezzo. Mici è d'accordo? No, almeno 9. 5. Più 9 al fantacalcio, più 2 assist. Fantastico. Quindi abbiamo vinto da solo. Non viene elogiato il giocatore che si fa l'autocritica? Questo... No, assolutamente. Infatti sto dicendo, infatti bene, dicevo umiltà o presunzione, a questo punto umiltà davvero. Ti volevo chiedere a te, tu mi dici su Facebook i like, ma cioè le fighette dove sono? Perché non... Le fighette... Cioè, non ci sono. Hai ragione, ma sai qual è il problema? Il problema è che... Fa freddo, sono coperti e non si vedono. Con la primavera, giustamente. No, ma sono 30 gradi. Giustamente. Comunque, no, facciamo un attimino, se lo proviamoci almeno, amici. Allora, si è vinto, puntate sicuramente in alto. Sì. Una bellissima squadra. Ormai non siete più una rivelazione, ma una bella realtà. Qual è? Io non te l'ho mai fatto questa domanda. Il vostro punto di forza, dai, in cui vi sentite superiori rispetto agli altri? Puoi dire qualsiasi cosa? Giga. Seriamente? Giuro. La risposta è Giga. Sì. Avete un Giga in più. Certo. Ragazzi, è stata una risposta secca, ma penso che ti ha colpito il cuore. Sì, mi fa emozionare, davvero. Ringrazio il presidente per queste parole, ma è troppo buono. Intanto, ragazzi, scambio di convenevoli tra Rabiz qua, che si abbracciano, amici. Ah, col tuo compleanno? Auguri anche a Riva Rossi. Han perso, ma non se la sono presa, mi sa, Sono amici, ma che bello queste scene, eh. L'avete tagliato e vi ha pure battuto, E Ale, l'avete tagliato e vi ha pure battuto, che dire? Vabbè. Ci sta. Se lo meritano. Fantastico. Non l'abbiamo tagliato comunque. Bello, bella missione da parte di Morello. Che dire, no, adesso a parte gli scherzi, chiudiamo facendo questa domanda. Tu non guardi le classifiche e tutto, ma penso che sai che siete comunque verso l'alto. Questo lo sai, no? Sì. Ok, guardando un po' le altre squadre, non so se ogni tanto vi guardate anche i video del mercoledì, sì. Non lo so, ipotizzo. Quanto vi sentite favoriti? Perché ormai, secondo me, siete tra le squadre possibili che potrebbero arrivare fino in fondo. Io penso favoriti no, però penso che infatti. Penso che toccandomi, penso che ce la possiamo giocare con tutti. Mitch, un po' più diplomatico o hai proprio spavaldo? No, anche secondo me ce la possiamo giocare con tutti. A parte, guarda, abbiamo perso 3 punti col Gaina, che ancora ce l'abbiamo qua, e 3 col Benfica, che ce l'abbiamo ancora qua. Volevo proprio arrivare perché lì. Perché secondo me in questo girone potevamo arrivare primi. È il calcio, il gioco del calcio. Va bene, ragazzi. Una domanda da fuori, sì, Michele Calcagno da studio. Oh, volevo chiedere a Giga Briganti che esercizio fa per i tricipiti. Ok, chiedono l'esercizio per i tricipiti. Tra l'altro, porco Diaz, che... No, io la mattina faccio frutta e verdura al supermercato, le cassette di arance. Non sto scherzando. Allora, andiamo domani mattina al mercato d'altro frutticolo a Calvairate. Calvairate. Lui lavora nelle zone pettinate. Io lavoro dove, di fronte all'università la Cattolica, ragazzi. Mi aspettavo che figate, ma tu sei Gini, neanche in mezzo, neanche l'ombra, figa, ragazzi, giuro. Ragazzi, possiamo dirlo, per chi ci vorrà iscrivere in futuro. Siamo da soli. Chiudiamola così, ragazzi, per il futuro, per voi che cercate figa, non iscrivetevi al campionato universitario, giusto? Giusto. Assolutamente. Ciao ragazzi, un saluto e uccidiamo. Ciao. Eccoci qua da Premium Sport, con io sono Michele Calcagno, siamo qua con i ragazzi del Cinquello. Siete stati visti uscendo, fare un gesto, un dito medio, volete dire qualcosa? No, allora se c'è da far polemica me lo dite subito, se i tifosi mi insultavano ho fatto bene, cioè se siamo qui a dir cagate me lo dici, no, che me ne vado. Guardi, perché se volete far polemica
Me lo dite, eh? No, io volevo semplicemente... Volevo il social, non me ne fate un cazzo dei social, ok? Okay, allora Roberto Mancini è un po' arrabbiato, quindi boicotterei un attimo questa intervista. Chiedo scusa, torniamo in diretta. Claudio Raimondi, ti passo la linea. Guardiamo la faccia palla, vero? Comunque no, torniamo seri, proviamoci quantomeno. Siamo qua post partita, ragazzi, commentare il risultato ormai è quasi superfluo. Sì, no, esatto, vabbè, ma non lo diciamo. Esatto. Possiamo commentare il gioco. Il gioco. Siamo migliorati nettamente dalle prime partite, senza ombra di dubbio. Ci manca solo il risultato, che dalla prossima partita sono sicuro che arriverà. Mi piace. Secondo tempo, secondo tempo. Abbiamo preso un gol, abbiamo fatto uno. Io voglio spezzare una lancia in vostro favore, perché il bello di questo campionato, adesso parlo seriamente, è che c'è la possibilità fino all'ultimo di comunque qualificarsi per una coppa. So che vi hanno già introdotto. Comunque non abbattetevi, perché? Perché comunque noi c'è sempre il col morale no, no, ma a parte quello, però comunque c'è un play-out che affronterete contro una squadra di vostro livello, che ahimè, quindi infimo, non l'hai detto tu. Però comunque l'importante, se potete prendere il mio consiglio, è un po' cercare di rodarvi queste ultime tre per poi fare il play-out, che quella che conta. Ricordo l'anno scorso a vostro vantaggio l'anno scorso uno Squarta Praga che era molto più scarso di voi. L'anno scorso finito a 0 punti, hanno fatto il play-out clamorosamente rigenerati e vinsero il play-out e fecero altre tre partite della Coppa. Buono, molto buono. Quindi vi dico, detto ciò, ti ho galvanizzato? Sì, sicuramente. Ora siamo pur, ce la possiamo fare, dai. Okay. La prossima c'è il derby 0-0, chi vince la più forte, l'altra. Fantastico. E infatti io vi chiederei dove però bisogna migliorare su tutto, maggiormente, dai, diciamo. Migliorare innanzitutto davanti, non la buttiamo perché non riusciamo a fare azioni. Ti d'accordo? Sì, non riusciamo a concretizzare. E io ti dico, io gioco davanti, a giocare sulla fascia, però non ce la facciamo perché non si sa come saliamo una volta tutti noi, cioè prendiamo gol, salgono una volta tutti loro. Contropiede noi, sono tutti già schierati. Ma perché il problema è che non ci conosciamo troppo bene, quindi loro sanno quando uno sale l'altro deve tornare, noi invece la prima volta che perdiamo l'uomo, noi perdiamo troppo spesso l'uomo. Infatti siete una squadra comunque giovane, vi conoscete poco. Sì, è il primo anno. Fiduciosi comunque. Primo anno in Serie A, cerchiamo, ci ritorniamo in Serie B però è il primo anno. Siamo un po' la favola Carpi, ne ho promosso. Possiamo dichiararlo adesso però con serietà, perché sono serio. Di solito faccio l'ironico ma non lo sono adesso. Guardate le telecamere, diciamo, Cinquello darà battaglia fino all'ultimo. Playout che sia. Assolutamente sì. Vogliamo dire qualcosa che vuol dire il Cinquello? C'è suo fratello che è il fan numero uno. Esatto. Diciamo qualcosa a fratello. Salutiamo mio fratello che si chiama? Mauro. Ciao Mauro, un saluto a Mauro. Fidati che quando vedrai il video del playout ti ricrederai di questi ragazzi. Dai, compagni a scuola lo sfottano. Ci ha chiesto, ci ha fatto il cartello, per favore vincete, i compagni a scuola mi sfottano perché Filippo che col cartellone. Va bene ragazzi, vi saluto, un saluto dal Cinquello. Grazie. E alla prossima. Ciao ragazzi, grazie mille. Eccoci qua nel post partita con gli amici del CZ. Siamo qua con Russo, new entry in intervista, il grande e indimenticabile, come facciamo a stare senza Critelli, eccolo qua. E poi immenso, ma per è stato un po' cattivo. Oggi sono per mettere, perché abbiamo anche Calioca. Io ho doppietta tripletta. Ah, me ne sono perso uno, tripletta. Partiamo con ordine, facciamo parlare prima al capitano. Allora, è una partita che definire fondamentale, forse definire poco. Pari punti, differenza reti, che dire, c'è stato tanto equilibrio e si è visto in campo, molto molto combattuta, tanto agonismo, e l'avete portata a casa. Cosa vuol dire? Che CZ forse ha fatto quel passo di qualità e adesso si punta davvero in alto? Sì, perché oggi era fondamentale vincere e dimostrare comunque di poter competere anche con quelle più in alto in classifica. Siamo partiti molto bene, il primo tempo potevamo essere anche con qualche gol in più, invece è finita 1-1. Secondo tempo siamo entrati un po' molli, si è visto perché hanno capovolto la partita, però abbiamo tolto fuori gli attributi e alla fine l'abbiamo portato a casa. Siamo stati tutti fantastici. Sì. Vediamo come se la cava Russo la prima domanda. Su tutto oggi, cosa vorresti sottolineare di questo CZ? Cioè, dove secondo te l'avete vinta? La prova della squadra, che siamo entrati con grinta a recuperare dopo che ci hanno fatto il 2-1, abbiamo recuperato facendo 3 gol di fila, una grande prova di Calioma, di tutta la squadra, quindi veramente una prova da squadra. La coesione del gruppo, è stato bravo, l'abbiamo promosso, eh? Sì. Ha risposto bene. 30 elodi, bravissimo. Assist, mi ha fatto anche un assist meraviglioso perché mi ha introdotto Cagliocchi, meglio di lui e come meglio di così. Tripletta, a quale gol sei più legato di quelle di oggi? Vediamo, raccontaci. Forse alla punizione del sorpasso, perché
siamo riusciti a portare la partita a casa e per noi era fondamentale. Eravamo andati sotto, abbiamo fatto degli errori individuali, però alla fine il gruppo, la squadra ci ha portato alla vittoria e questo è l'importante. Poi chi segna è indifferente. Molto diplomatico, bravo, lui anche molto finto umile, addestrato molto bene. Infatti ti direi, tutti esaltano la tua prestazione, sicuramente tripletta, ma diamo un voto al buon Critelli, al buon Russo, dai, che sono qua con noi, diamogli un voto. Un voto stile Gazzetta, dai. Allora, stile fantacalcio, vai. Il buon Russo, gli darei un ottimo 7, perché quando ha giocato attaccante ha lottato contro una squadra molto più fisica di noi. E al buon Critelli occhio. Diamo un 4, perché 4. Ha abbandonato la squadra. No, scherzo. Va bene così. È infortunato, ha una luce fuori uso. Lungo e quindi, gente, Critelli. Quindi non ha giocato tutta la partita, ma quando ha giocato si è visto. Tra l'altro, il cash lo do dopo. Attenzione, perché come sapete ci sono le ultime ore di mercato alla Tautel. E il procuratore di Cagliò ha smentito: non c'è l'interessamento da parte del Paris Saint Germain. No. Possiamo dirlo, resisteremo ai milioni. Voleva lasciare, ma sono come Totti. Si rimane, quindi possiamo dirlo davanti a tutti i nostri spettatori. Non si abbandona la barca. CZ, perfetto, CZ c'è, più unita che mai. Vuol dire qualcosa per chiudere? Un saluto. Sì, forza CZ, ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Mamma. Eccoci ciao. Qua nel post partita con gli amici del Gaina Caffè, con Dimo e il grande Crista, che ha ammesso di avere la pancetta. Ma ti vogliamo bene anche se la pancetta, tranquillo. Un po' affaticato oggi, no? Oggi ha faticato perché avete fatto fatica, ragazzi. Contro ogni pronostico, 2-1. L'importante è sempre vincere, però partiamo da Crista. Si è vinto, però che fatica, cioè, confermi? Confermo, oggi è stata dura, non abbiamo sbagliato a sottovalutare gli avversari, pensavamo fosse più semplice, mancato anche il grande D'Urso, e niente, è stata dura ma l'abbiamo portata a casa. Infatti ti chiedo, poi vediamo se cosa da dire anche Dimo, D'Urso manca, come il pane a questa squadra, D'Urso, giocatore splendido, meraviglioso, elogiamolo, dai che manca, un appello per... Dopo questa me la ripeti. Quanto manca D'Urso, dai, diciamolo. Da 1 a 100? Dai. 110. Oh, là, un po' di umiltà, dai. Un appello, Ale, torna presto, ci manchi. Un bacione, giusto? Un bacio. Vediamo se Dimo è d'accordo, Dimo. A te ti interessa che non c'era Ale, dici sinceramente? No, basta che non prendo gol, poi il resto frega niente. Tra l'altro, diciamo la verità adesso, Ale mancherà in campo, ma anche fuori manca? Oppure dici che magari per il posto c'è un po' più da mangiare per tutti, non lo so, la butto lì. Il buffet resta pieno, quando non c'è il buffet è pieno. Aiolfi dice che è a mangiare gli spaghetti, dov'è Ale? Possiamo svelarlo, puoi dircelo, dai. Avevo un invito a cena dal cognato che è un ristorante a base di pesce. No. Ah, ok. È un'altra partita. Ah, ok. Ah, quindi è preferito un'altra squadra a Gaina Caffè? Questa volta sì. Va bene. Comunque, perché si fidava dei suoi uomini. Comunque Dimo, si è vinto e l'importante era questo. Non so, sulla partita in sé cosa vuoi dire? A livello difensivo vi siete piaciuti un pochino di più? Un solo gol preso, comunque contro una squadra che sulla carta era decisamente abbordabile. Quindi non so se guardare il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto. Dimmi tu. Per come è andata stasera, mezzo pieno. Lui, il ragazzo, ha fatto un gol che si è inventato praticamente. Poi ci ha pensato il nostro Gigio a risolvere svariate situazioni. Comunque tutti abbiamo corso, ci è andata bene, stasera ci è andata bene. Perfetto. E volevo dedicare la vittoria al piccolo Mattia, a Guido del Gaina e basta. E va bene così, Guido Mattia, a D'Urso, dov'è D'Urso? D'Urso? Dice che non segno. Fatti vedere. Filo non si fa vedere, è arrabbiatissimo con D'Urso, apriamo un sondaggio, tasto verde, chi ha ragione, D'Urso o Filo, lo sapremo tra poco. Ciao ragazzi. Questa è la prima intervista che verrà fatta in corsa, perché è live, da noi alcun è tutto live, sta arrivando una persona molto importante per questo campionato, stiamo già registrando, voi non potete vederlo, ma la sorpresa... Ti chiedo di aspettare ancora un attimo, la sorpresa è forte, grande, preparatevi, tenetevi forti, attaccatevi ai seggiolini, tutto quello che state facendo interrompetelo per un secondo, perché sta arrivando lui, lui e solo lui, signori, sta arrivando, è tutto in diretta, alcune non ci sono freni, prego, puoi venire, il volto lo conoscete, eccolo lì Franco, Bali. Grande amico, quando vieni davanti ai nostri schermi diciamo che è sempre un piacere. Oggi arriva una vittoria, sulla carta era facile, ma questo dronno ormai, dico, punta in alto, non vi nascondete più. Ti dico, appunto perché forse magari potevate sottovalutarla, non lo avete fatto. Siete contenti del risultato ottenuto? Sì. Contento, infatti ho fatto un battuto, dai. Sì. Claudio, più di tutti, infatti, esatto. Dato il cognome. No, siamo molto contenti. Pare, non voglio dirlo, se no mi porto sfiga, ma lo dico. Abbiamo ingranato.
e speriamo che vada avanti. Adesso aspettiamo il ritorno di Cantarella, che ci darà sicuramente una mano. Comunque sono contento della squadra, che gioca da squadra. Peccato per questi due gol che li prendiamo sempre, la soffriamo, però nel complesso molto bene. Infatti volevo dire lì, volevo arrivare lì, due spunti che mi hai dato tu. Il primo è Cantarella, quanto serve a questa squadra, e quando torna, diciamolo magari in cileno se riusciamo, se mastichi qualche parola. Parlo l'inglese o parlo spagnolo? Allora no, lasciamo stare. Quanto manca e quando arriva? Dice, si può dire? Tra un mesetto. Un mesetto, quindi tra un mesetto. Anzi, forse meno, anche tre settimane. Si spera appunto di qualificarsi per avere il Canta. E quanto manca da 1 a 10 Cantarella questo dronno? Possiamo dirlo, dai, anche se ci sente, fa niente. Allora, dai, come uomo spogliatoio sicuramente 10, perché siamo un gruppo molto unito e chiunque mancherebbe 10. E tecnicamente ci dà comunque una mano. Invece, ultima domanda, un po' più cazzuta sul tuo ruolo. Allora, piglia sempre questi due gol. Facciamo un appello per cercare nuovi difensori, perché Baglioni lo vogliamo tagliare, giusto? Diciamolo. Sì, 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 sì. Ci ha stufato Baglioni, basta. No, più che altro si preoccupa del ciuffo, è quello il problema. Ecco, è appunto, ciuffo. Quindi meno giocatori da copertina e più giocatori che sappiano fare difensori. Ossia, faremo domani su eBay un annuncio, cercasi difensori per il dronno. Vuoi dare qualche caratteristica come li vuoi? Vai, alti, biondi, come li vuoi? No, biondi già ce l'avete. Voglio i miei difensori, in realtà voglio i miei difensori, quindi mi tengo miei, sì sì. Fantastico. Dobbiamo solo migliorare. Grande amore per il dronno da parte di Franco, lo ringraziamo e grazie, alla prossima. Ciao. Caro. Ciao ragazzi. Eccoci qua nel post partita con Onofri, che oggi sprizza gioia da tutti i pori perché ha preso 28 in privato. Esattamente. A chi vuoi dedicare questo bellissimo voto nel tuo esame? Ma questo voto innanzitutto lo dedico a tutta la squadra che mi sostiene sempre, sia dentro che fuori dal campo, e soprattutto perché insomma un esame come diritto privato tempra molto il carattere, e infatti sono visti i risultati in vista anche del mio gol che infatti, ha deciso il pareggio. Appunto, quanto ha influito il tuo bellissimo voto sulla prestazione? Perché comunque eravate sotto, avete trovato il gol del pari grazie a una tua rete. Ti chiedo quanto ha influito, e poi come si festeggia oggi con la squadra? Dove li porti? Ma devo dire, ha influito molto, perché studiando privato ho capito il valore delle cose. Io i gol non li conto, ma li peso. Oggi Ottimo. Contava segnare, ho segnato magari una partita dove saremo già in vantaggio. Non vorrò segnare, perché chiaramente lascio spazio anche agli altri. Per festeggiare, in realtà, adesso festeggio privatamente. Ho un appuntamento galante con la professoressa di diritto privato. Fantastico. È l'unico motivo per cui ho preso 28, altrimenti non avrei sicuramente assolutamente sfiorato neanche la sufficienza. Perfetto, che dire, complimenti comunque alla Stella Rocca. Facciamo una domanda un po' pseudo-seria, dai, proviamoci. Erano loro sicuramente un avversario molto molto temibile. Voi innanzitutto ti chiedo se l'avete studiato, l'avete un minimo preparata, comunque vi aspettavate un'ottima squadra, se siete soddisfatti del punto, forse non so, speravate in qualcosa di meglio? Ma in realtà loro molto fisici, molto forti col tiro da fuori. Noi eravamo una squadra di scappati di casa. Oggi eravamo in 6, è arrivato il 7 a 5 minuti dall'inizio. Quindi i presupposti erano quelli della Caporetto. Abbiamo tenuto il più 4 in classifica e puntiamo al primato. Perfetto, ringraziamo Onofri, salutiamo la professoressa di cui non facciamo il nome. Non facciamo il nome, se no mi denuncia. E finiamo alle Iene, quindi saluti privato, da Onofri. Mezzo avvocato, anche se faccio economia. Fantastico, ciao a tutti. Ciao. Grazie. Dai, eccoci qua post partita. Ci dirigiamo perché hanno fretta i ragazzi del Liverpool. Ci vediamo. Marchetti alle spalle, ma c'è lui, signori, avete già imparato ad amarlo, lo amate in tantissimi. Red Citrus, giusto? Red Citrus, le arance di Sicilia. Poi Sapo, ci abbiamo anche uno che fa palestra, adesso te lo porto. E praticamente oggi arriva e in punta di piedi, molto umilmente, con l'umiltà che lo contraddistingue, e Liverpool quasi fa il colpaccio. Sarà un caso? Rispondimi tu. No, non è un caso, e ti dico anche perché. Perché ho cambiato, come dire, la posizione di un giocatore ed è cambiato quasi tutta svela, la formazione. Svelaci, di chi è cambiato la posizione? Paoletto, okay. Ferrante, sì. Da ala a centrocampista centrale. Io ho detto, devi fare solo una cosa nella partita, devi stoppare, sì? Ti devi girare, hai la tecnica, salti l'uomo e tira. L'ha fatto due volte, prima azione, gol. Un accorgimento che ha portato i suoi frutti. E poi, ragazzi, ovviamente stavamo per vincere. Un po' di confusione ha portato a qualche non gol. Non vogliamo rovinare, ragazzi, la nostra reputazione. Permettetelo, seppure sia interista, capisce di calcio. Strano. Sto scherzando. Comunque un po' di confusione, questa partita la potevamo portare a casa. Va bene, persi. Ti ringrazio, è stato un piacere averti ancora qua. Speriamo di rivederti ancora. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Eccoci nel post partita, ragazzi, l'avete riconosciuto? Sì, beh. È lui, ragazzi. È Walking Dead. Marchese, ragazzi. Ma una cosa rapida e indolore, perché oggi, ragazzi, Marchese ha segnato. Per tutti coloro i quali
lo hanno fatto a calcio pochi, a dire la verità. Però io ce l'ho, ho sempre creduto. Bisogna crederci. Descrivici la tua rete in 20 secondi, non di più. Incredibile. Cioè, da supereroe praticamente. Come l'hai pensato? Cioè, è stato disegnato dalla Marvel il mio gol. Cioè, un supereroe. Ma questo possiamo dirlo. Perché quando l'hai segnato un grande boato da parte di tutto il campo? Ho sentito proprio esplodere l'Olmi Plaza. Qua sono esplosi tutti. Cioè, questa è. Perché non credono in te, possiamo dirlo? Io, sì, credono in me e cioè, credono nel loro capitano. Siamo tutti capitani, però io mi riconosco nella figura di capitano. Questo è il bello della nostra squadra. E soprattutto beviamo Vistorta, se la puoi inquadrare, perché abbiamo i diritti di sponsor. Noi beviamo Vistorta e segniamo gol da supereroi. Assolutamente. Un saluto da Marchese, ciao campioni, ciao, e campioni. Prendete esempio dal buon Marchese. Bravi. Ciao.